Monica Nascimbeni, ideatrice del progetto Sopra il Sotto. Ciao Monica. Ciao. Buonasera. Come nasce il progetto? Allora, il progetto Sopra il Sotto, Tombini Art raccontano la città cablata, nasce alcuni anni fa, quando l'azienda Metroweb, che appunto ha cablato la città di Milano nel sottosuolo con la fibra ottica, mi ha coinvolto per studiare un progetto di comunicazione volto a promuovere l'immagine dell'azienda e celebrarne il decennale. Io ho subito intuito che i tombini erano l'unico elemento esistente, visibile, dell'infrastruttura che era sotto. E allora, in quel periodo, c'era ancora Sgarbi all'assessorato alla cultura di Milano, che aveva sdoganato la street art. Io leggevo i giornali, mi sono subito resa conto che la street art si coniugava perfettamente con un progetto in strada. Quindi ho affidato a street artist italiani alcuni tombini in zona Tortona che sono stati appunto trasformati in opere d'arte. Fibra ottica e street art, che ruolo ha la tecnologia avanzata in questa corrente artistica? Beh, allora, la tecnologia ci aiuta a viaggiare veloci, no? A far sì che tutti i video che scarichiamo, la musica possa correre veloce grazie appunto alla banda larga. È innovazione, è avanguardia. Adesso io non dico che la street art sia assolutamente avanguardia, però è una corrente bella, forte, pulsante, innovativa. Secondo me sono tutte e due giovani, ecco, questo voglio dire. I pixel art, instant iPad art, cosa ci sarà dopo? Ah, questo chi può dirlo? Qui veramente viaggia tutto così veloce che ci possiamo aspettare di tutto. In questo momento diciamo che la street art si è connotata come una corrente che ha una certa credibilità e oramai appunto anche un pubblico e una critica che la approva e l'apprezza. Il resto vedremo nei prossimissimi mesi / anni. Grazie. Grazie a voi.